Buonasera, ultimo appuntamento di questa stagione. Vi ringrazio per aver vinto il caldo eh, e l'afa di, di questi giorni e di oggi in particolare. Eh, dopo aver frequentato molto Verdi maturo, eh, ossia del, del periodo dalla trilogia in avanti negli ultimi 5-6 anni, eh, per questa chiusura di stagione, eh, portiamo in scena Macbeth, che è un'opera che invece appartiene al, al periodo precedente, quello che Verdi stesso definì come eh, Anni di galera, è infatti, un'opera che risale al 1847. E in un uh, novero di anni che appunto vedeva Verri impegnatissimo con commissioni eh, una dopo l'altra, eh, in un percorso eh, direi non omogeneo di, eh, di, di, di crescita e, e di sviluppo di quello. Che poi è, è diciamo, il marchio eh, di Verdi, e, e Machbet rappresenta da questo punto di vista proprio un, un guizzo, un, un balzo in avanti, un'opera eh, che, che oggi definiremo senza dubbio d'avanguardia per l'epoca. E infatti, colpì molto il pubblico ottocentesco, e, e ha, avuto, ha conosciuto poi una vera e propria fama. Eh, soltanto nel, nel secondo novecento, nel dopoguerra. Eh, per parlare di quest'opera, sono molto contento che sia tornato qui Antonio Rostagno. L'abbiamo sentito all'inaugurazione della scorsa stagione con Peraida, è, è un esperto del repertorio operistico in generale, ma di, di quello ottocentesco eh, in particolare. E, ed è insomma, la sua ricerca, il suo discorso sulla musica si, si basa molto anche sul dato storico, cioè sul il fatto di eh, interpretare la musica anche alla luce eh, degli eventi storici eh, collegati all'epoca di, di composizione. Mi fa piacere a questo riguardo citare che è appena uscito un, un volume molto interessante di storia della musica che eh, affronta l'epoca dal, dal, dal 300 eh, all'800, anzi, pardon, dal 300 a, alla prima metà del Novecento, novecento. con, con un'impronta eh, di questo tipo, tant'è che il titolo è Musiche nella Storia, eh, dall'età di Dante al, alla Grande Guerra. Alla Grande Guerra, ecco, quindi al primo Novecento. E lui ha curato proprio la parte che riguarda Verdi e Wagner. Eh, Macbeth chiude la nostra stagione, eh, viene diretto dal, dal direttore musicale del Regio, Gian Gianandrea Oseda. Eh, come potete già intravedere qui, è un'opera che ha avuto eh, due stesure, eh, noi eseguiremo quella del 1865 scritta per eh, le rappresentazioni parigine. Eh, però con diciamo, mh, due eh, differenze, senza i ballabili e con il ripristino del primo finale, che, eh, che significa in sostanza non solo una musica diversa, ma una scelta totalmente diversa dal punto di vista teatrale. Entrerà eh, nel dettaglio Antonio Rostagno, ma eh, in sostanza l'opera si chiude con la morte di Macbeth in, in scena una scelta drammaturgicamente, forse potremmo definire, più vicina all'originale di Shakespeare. E mi fa piacere dire che questa produzione, che è firmata per la regia da Emma Dante, che debutta qui al, al, al Regio, ma che è un'eccellente um, regista di teatro e che da um, diversi anni produce cose molto originali anche in campo operistico, eh, in particolare dal, dopo aver inaugurato la stagione 2009-2010 della Scala con Carmen, eh, debutta qui e questa produzione, dicevo, eh, sarà riproposta dal Teatro Reggio in agosto al, festi al settantesimo festival di Edimburgo. Eh, Reggio sarà molto impegnato <ride> lì nel, nel mese di agosto con ben quattro recite di Bohème, la Bohème, che ha inaugurato la nostra stagione con l'allestimento nuovo di Alex Sollier e questo Macbeth che avrà anche tre rappresentazioni insieme alla messa da Ray di Verdi. Quindi, grazie Antonio Rostagno, non rubo altro tempo e ce lo godiamo in voce e in piano, al pianoforte con molti esempi. Grazie. Grazie Simone. Grazie. Dunque, eh... Spiace iniziare questo quest incontro che abbiamo, questa oretta che passiamo insieme, eh, con la memoria di una persona molto importante per Verdi e per il melodramma italiano che è scomparso ieri. Sto parlando di Philip Gosset, che è stato colui che ha creato le moderne edizioni. Questa stessa edizione che userò io eh, per gli esempi musicali, l'edizione critica del Macbeth di Verdi, eh, è, fatta da, è stata portata avanti e realizzata da un comitato e il direttore editoriale di questo comitato era appunto Philip Gossett. È un musicologo americano che, anziché colonizzare la cultura italiana come spesso accade non soltanto in campo culturale, e ha trattato la cultura italiana con enorme rispetto e con enorme devozione, creando per la cultura italiana e per il melodramma italiano di Rossini e di Verdi un, una diffusione internazionale rinnovata, ancora più forte, negli ultimi 40 anni. È stato un personaggio davvero importante e merita ricordarlo anche in questa occasione. Ho condiviso dieci anni con lui, e lui è stato, anzi, io ho avuto l'onore di essere stato suo collega alla Sapienza, e quindi tengo molto a questo ricordo Grazie. dunque entriamo adesso nel, nello specifico è noto che eh, il soggetto eh, di Macbeth viene tratto da Verdi e dal suo librettista, ma la scelta è soltanto di Verdi. In quel caso il librettista che era Francesco Maria Piave non ha avuto voce nella scelta, non è così inusuale. Eh, di solito il librettista aveva forte incidenza sulla scelta di un soggetto, invece in questo caso è stato eh, Verdi da solo a decidersi a mettere in scena una delle ultime tragedie, delle tragedie della maturità, non proprio le ultime, ma della maturità eh, shakespeariana. Può sembrare un argomento semplice, tutti oggi conoscono le ultime grandi tragedie eh, shakespeariane, Othello, Relir, eh, Amleto e questa stessa, Macbeth. ma nel 1846, quando cominciano a venire le idee di portarlo in scena a, a Firenze con l'impresario fiorentino, davvero una scelta di avanguardia, come diceva Simone Solinas. Eh, pensate che gli grandi attori di quel momento... Non portavano in scena in Italia Shakespeare. Shakespeare era conosciuto dai colti, da coloro che potevano leggere soprattutto la traduzione francese di Victor Hugo, molto celebre, o direttamente l'inglese. Quindi una, fase, una parte molto piccola della popolazione, dei frequentatori de consueti del teatro. Già quello è una scelta inusuale, d'avanguardia. Poi una tragedia così cruda in cui non ci sono personaggi positivi. Allora merita brevissimamente una piccola panoramica su Shakespeare e sulle differenze che, va, che Verdi ha apportato al testo shakespeariano. Tanto che cosa conosceva lui di Shakespeare? Non leggeva l'inglese Verdi, probabilmente conosceva delle traduzioni molto, ancora molto libere e molto infedeli al testo, traduzioni italiane, dei primi anni dell'Ottocento e... Molto probabilmente, quasi certamente, conosceva la traduzione francese di Victor Hugo, che più che una traduzione è una riscrittura di un grande autore romantico. Certamente, tutti sappiamo che Shakespeare è un simbolo del romanticismo, è il romanticismo che si crea la sua immagine e assomiglianza di Shakespeare. Allora, ora proietterò alcune eh, parole. Alcune immagini che sono il sunto per aiutare in questa rapida carrellata su Shakespeare e su cosa Verdi modifica da Shakespeare. Se non riuscite a leggere, non preoccupatevi perché comunque sarà un duplicato di quello che io dico. In estrema sintesi lo vedrete scritto, ma commenterò quello scritto. E poi vedremo, quindi, prima Shakespeare, e poi vedremo Verdi cosa ha fatto e quale profondità di pensiero anticipo psicoanalitico Verdi è riuscito a realizzare. Dunque, eh, intanto il Macbeth di Shakespeare. Il Macbeth di Shakespeare, ho detto, è una delle opere della maturità, eh, quindi siamo nel 1606, è pubblicato postumo nel 23. E lui stesso l'aveva tratto, Shakespeare, da racconti precedenti, la faccio molto breve, soprattutto dal racconto di questo Raphael Hollingshed che era di 40 anni prima, del 1577. Ma attenzione perché... Tutte le cose che interesseranno Verdi non c'erano in Holinshed, sono tutte invenzioni di Shakespeare: le streghe, Lady Macbeth che finisce con il sonnambulismo. Io do per scontato che più o meno la sappiate la trama di Macbeth, poi comunque la ripasseremo per via perché ne parlerò quando farò gli esempi musicali. Quindi, da Holinshed è soltanto la figura di Macbeth, ma la reale consistenza simbolica del personaggio è Shakespeare che la inventa, e Verdi aggiungerà del suo. La realtà, storica? la realtà storica è ancora differente, perché nella realtà storica eh, Macbeth in realtà è stato un sovrano saggio, un buon amministratore che ha eh, eh, governato per 17 anni la Scozia. Questa strana damnatio memorie, questa strana conversione per cui passa la storia come il despota sanguinario, è un simbolo che serviva, e ora vedremo perché, serviva a Shakespeare. Intanto vediamo che cosa Shakespeare ha, ha modificato rispetto al, al, all'originale di Holinshed. È importante anche per capire Verdi. Prima di tutto, quello che piace tanto ai romantici. I 17 anni vengono sintetizzati in un tempo ideale. E questo a voi potrà sembrare una cosa da poco. Ma sta di fatto che eh, ancora al periodo di Shakespeare, ma ancora nel primo Ottocento italiano, valgono le vecchie famose unità aristoteliche, per cui una rappresentazione teatrale deve essere con un tempo quasi reale, al massimo deve durare una settimana. Quindi già questa idea di una lunga campitura di tempo, quasi un tempo sospeso, è una grande novità che prelude al teatro romantico. Poi c'è la figura di Lady Macbeth. In Holinshed non ce la inventa Shakespeare. E anche il suo sonnambulismo, ora vedremo anche il sonnambulismo che cos'è, è, è un, una cifra della psiche di Lady Macbeth. Poi la figura positiva di Banco, Banco è il compagno di guerra di Macbeth, però è quello che poi viene ucciso da lui perché le streghe profetano a lui che sarà padre di re e quindi Macbeth, preso dalla sua furia sanguinaria, lo fa uccidere. In, nella realtà storica Banco era invece un sodale. E nel racconto di Holinshed era addirittura un personaggio negativo. Altra novità di Shakespeare, le streghe. Ah, le streghe, lo sappiamo, oggi nessuno più crede la strega col calderone che gira la polenta, insomma non è quello. Evidentemente stiamo parlando di un simbolo. E di nuovo di un simbolo psichico, di una psiche debole. E questo è un punto importantissimo. E l'ha capito Shakespeare, che qui era il modo per portare in scena qualcosa che definiva il personaggio. La voglio anticipare subito. Sono creature fantastiche e demoniache. Il fantastico nel teatro italiano dell'Ottocento non è così frequente ed ecco un altro motivo dell'avanguardia di Verdi. Il teatro di Verdi, il teatro prima di questo, è un teatro del realismo, un teatro storico che racconta eventi, non racconta le turbe della psiche, e tantomeno racconta delle presenze demoniache. Questo semmai era molto frequente nel teatro tedesco. Lohengrin, eh, il Franco Cacciatore di Weber, il Vampiro di Marschner o ancora che cosa possiamo pensare, è una cosa tipica del fantastico, l'elemento fantastico del teatro tedesco. Altro motivo di avanguardia verdiana e anche di cosmopolitismo verdiano. E qui tocchiamo un altro punto importante, questa idea dell'italianità di Verdi. Ma certo che non è possibile pensare all'Italia senza Verdi, ma Verdi non era un nazionalista come lo intende il Novecento. Era un nazionalista che guardava il mondo. Delle sue opere quasi tutte, quasi tutte sono tratte da originali stranieri. E non sarà un caso, da Schiller, da Hugo, eh, da, da Byron, da chi volete, ma spesso da stranieri, da Shakespeare. Ecco, anche questa idea di guardare il fantastico, l'elemento fantastico, l'ha capito subito. Era qualcosa che apriva il teatro italiano all'internazionalità. Eh, è un'invenzione di, eh, di, eh, di Shakespeare. E tutto si tiene nell'ultimo punto, che in, nei racconti antichi di Holinshed non c'è, ed è una novità di Shakespeare, è l'interesse della psicologia. Dunque, Holinshed e le vecchie cronache raccontavano una storia, non raccontavano una psiche, ma raccontavano gli eventi che facevano gli esseri umani, raccontavano la storia, le res Invece Shakespeare racconta il declino di una psiche, e questa è una grande novità. E Verdi lì va a trovare la sua materia. La sua materia, non esito a dire, psicanalitica. Le streghe vengono denominate da Shakespeare così, le sorelle fatali, le sorelle, eh, e sono l'inconscio, rappresentano l'inconscio. Vi dico subito come, e poi lo vedremo dal pianoforte, come rappresentano l'inconscio di Macbeth. Macbeth è un uomo che commette delitto per arrivare al potere perché l'ambizione è talmente forte che mette a tacere la sua morale ed è una cosa che studiano gli psicanalisti. Ma il fatto che non è un uomo senza morale, per cui, continua ad avere il terrore dei rimorsi e continua ad avere il terrore che i suoi atti passati provocheranno una sua disfatta futura. Questo è una cosa che possiamo provare tutti noi quando sentiamo il senso di colpa. Che cos'è il senso di colpa? È qualcosa che abbiamo fatto nel passato, ma abbiamo il terrore che ci influenzerà il nostro futuro e che ci ritornerà addosso. È una cosa che lo, lo psicanalista di primo novecento studia molto approfonditamente, questa questione del senso di colpa. E allora che cosa fa Macbeth? Va a cercare dalle streghe la sicurezza per il suo futuro. Non pensiamo alle streghe col calderone che girano, ma pensiamole come un simbolo. Quante persone abbiamo sentito nella storia hanno talmente tanta angoscia per il futuro che devono ricorrere a persone maliarde o poco limpide, o a sostanze che li aiutino a tollerare se stessi, il proprio senso di colpa e la propria paura del futuro? In piccolo, senza arrivare alla patologia, l'abbiamo provato tutti. Ecco che cosa sono le streghe, sono il simbolo psicoanalitico del senso di colpa, della paura del futuro, anzi della ossessione del futuro. Ecco perché io lo trovo così vivo, così attuale. Non è una semplice cronaca, ma è il racconto di una psiche come ancora oggi è. E l'altro elemento di psicoanalisi è Lady Macbeth. C'è un bellissimo saggio di Sigmund Freud, il padre della psicanalisi moderna. C'era già prima, ma con lui entriamo nella fase moderna della psicanalisi. Un bellissimo saggio su Shakespeare e uno in specifico una parte su Macbeth, sulla tragedia Macbeth. Che dice che sono due parti distinte della stessa individualità psichica. In realtà è una sola psiche. Ma nella parte debole, quella di Macbeth, il senso di colpa è più forte. Nella parte forte, che è quella della donna, la donna ha la minore violenza eh, fisica ma maggiore determinatezza psichica, lì invece quella è la parte che spinge con meno paura per il futuro. E sono due parti complementari di un'unica psiche. Andiamo rapidi. Sempre in Shakespeare, e non c'era in, in Orinshed, Abbiamo uno sdoppiamento progressivo, un'antitesi progressiva che divide in due questi personaggi, soprattutto Macbeth naturalmente. Non solo, ma andiamo rapidamente, quello che aumenta in maniera insostenibile è l'ossessione del tempo che passa. Macbeth è ossessionato dal suo futuro, un, lo continua a ripetere infinite volte, vedremo alla fine addirittura che ripeterà questa sua ossessione per il futuro. Guardate quante volte, e questo ho preso i, i testi di Piave di Verdi per farvi capire come Verdi l'aveva perfettamente messo a fuoco, questo carattere del terrore del futuro per il senso di colpa del passato. Lui dice, siamo nel terzo atto, deve tornare dalle streghe perché tanta è la, la, la paura per il futuro che ha bisogno di qualcosa che lo plachi. Lui non dorme più, ha seppellito il sonno. Lui e lei, tutte e due, lei probabilmente muore di insonnia. E lui va dalle streghe dicendo non posso più tollerare la mia paura per il futuro, la mia ossessione per il futuro, e andrò dalle streghe a farmi svelare il velame del futuro. Lo capiamo tutti, il futuro nessuno te lo può prevedere, non è prevedibile il futuro. Però lui ha bisogno di maliarde, ha bisogno di persone che lo indeboliscono ancora di più, ed ecco la, la coazione a ripetere della psicanalisi. E va a cercare il velame del futuro. E altri, per mettere a tacere le proprie paure, prendono delle sostanze che li aiutano a essere più sicuri di sé. E le streghe, più o meno, è questo, sono un simbolo di questo. E bellissimo il librettista Piave cita anche Dante, quando il Conte Ugolino fa. Il Conte Ugolino, altro personaggio negativissimo e discusso, il penultimo canto dell'inferno. Quando dice che fece un sonno che gli squarciò il velame. E quindi cita Dante qua, è anche una finezza di Piave, che era un eccellente letterato, non quello che si pensava un tempo, un librettista corrivo. Poi Lady Macbeth, subito quando si accorge che c'è la possibilità di uccidere Duncan, di uccidere il re, e quindi diventare lei regina e il coniuge Macbeth re, subito dice: Mai non rechi il sole un tal domani. Lei non ha paura del domani. Lui invece, guardiamo Shakespeare cosa dice e ci fa capire tutto il terrore del futuro di questo povero uomo. Quando gli annunciano, alla fine della, della tragedia nel quinto atto, gli annunciano che Lady Macbeth è morta. C'è questo celeberrimo monologo shakespeariano, Tomorrow, tomorrow and tomorrow, domani, domani e domani. La vita che cos'è? È sempre un terrore per il domani e non si vive mai. È sempre rimandare un domani e un domani. Ma adesso, che è morta Lady Macbeth, quella che mi spingeva verso quel domani, che cos'è rimasta? Che cos'è la vita? Il racconto di un povero idiota. Questa ossessione del tempo, anche dalle scelte terminologiche, ora lo vedremo nella musica, anche nelle scelte terminologiche è chiarissima. È la chiave di lettura. Bene, siamo già entrati nello Shakespeare verdiano. Verdi ci mette le mani, eh? molto a fondo. Ne crea una nuova tragedia, non è semplicemente Shakespeare musicato. Allora, drammaturgia e significati. Prima di tutto, Verdi che cosa fa? Scrive la sua opera nel 1947 e nel 1947 siamo soltanto a un anno dalla primavera dei popoli, dal 1848, quell'anno famoso che rivoluzionerà l'Europa intera ci sarà Wagner che va sulle barricate a Dresda, eh, ci sarà eh, Verdi a Parigi, ci saranno le Cinque Giornate di Milano, la Repubblica Romana, la Repubblica di Venezia, insomma l'anno delle prime rivoluzioni democratiche. E inevitabilmente Verdi sente questo clima, quindi ci interesserà fare una passatina sul clima politico, che in Shakespeare ovviamente non c'era, e poi vedremo il punto di, ora vediamo il punto di vista drammaturgico. Questo l'ho già detto. Siamo a un anno delle rivoluzioni democratiche e inevitabilmente Verdi con la sua opera intende collocarsi in questo momento storico, l'anno proprio vivacissimo, eroico di tutta di tutti la democrazia europea. Verdi con questa opera, come sempre nel suo teatro, intende educare l'uditorio. Guardate che è una brutta cosa: oggi nessuno di noi va a teatro per essere educato, anzi ci arrabbieremmo se. se uno ci dice vieni a teatro così ti educhi. Ci offenderemmo, non pensiamo più questo oggi. Però bisogna intendere cosa voleva dire teatro educativo. In realtà per Verdi voleva dire teatro in cui si sta tutti insieme. E anche per Mazzini, anzi la parola la traggo proprio dalla filosofia della musica di Mazzini. E di questo autore notevole, Gustavo Modena, che scrive un trattato nel 1942 che si intitola Del teatro educatore. Intende questo, del teatro politico, del teatro... In cui condividiamo tutti insieme palco e, e palcoscenico e platea, condividiamo delle visioni del mondo. Gustavo Modena fu anche il primo che provò a mettere in scena Shakespeare in Italia con un fallimento totale. Fece Amleto nel 1942 a Milano un fallimento totale, perché questo vi fa capire quanto Verdi rischiasse, era uno che si buttava proprio sulla, sulla piazza con tutto il coraggio. Che cosa intende educare? Intende rappresentare il potere delittuoso, quel potere che il 48 cercò di distruggere, di capovolgere, di annientare. Fa vedere il potere senza responsabilità morale, basato solo su una ambizione individuale. Manca la responsabilità morale. È quello che vuole insegnare Verdi. Ed è il principio di responsabilità, come verrà chiamato nel Novecento. Dunque, eh, in, per quanto riguarda invece la drammaturgia, adesso finalmente ci avviciniamo alla musica, eh, come fa Verdi a creare questa ossessione del tempo nella psiche di Macbeth? In fondo usa due soli, due sole sostanze musicali. Una è il senso di colpa e la sentiremo la prima volta quando lui esce dalla stanza dopo aver ucciso di notte nel silenzio notturno, aver ucciso Duncan Duncano, come dice il libretto, il re. E appena esce tutto insanguinato dalla stanza canta un minuscolo frammento musicale che diventerà gigantesco, che diventerà assordante. E alla sua morte, quando dirà Vilcorona, Corona Sol per Te, canterà ancora. Per tutti e quattro gli atti solo quel motivo ricorrente, ed è l'ossessione del tempo. Questo è il passato che lo ossessiona. Ma c'è l'altra ossessione, quella per il futuro, vi ricordate? E il futuro che lo terrorizza così sono le streghe. Lui va dalle streghe per farselo predire il futuro. E avremo la seconda ossessione, il secondo materiale ricorrente, quello che identifica le streghe. Sono quindi due sostanze musicali, una è il passato, il senso di colpa, una è il terrore del futuro, le streghe. Verdi conosce benissimo, leggete questa bella, anzi la leggiamo insieme, questa bella citazione da una lettera. Lui era stato accusato, Verdi, di aver frainteso Shakespeare. Invece, quelle due cose che vi ho detto, con questa breve panoramica che ho fatto, e cioè il tema ricorrente che identifica il passato e che ritornerà fino alla fine, e l'altro tema ricorrente delle streghe. Che è l'ossessione del futuro, sono veramente shakespeariani, questo sì. E infatti, quando viene accusato di aver frainteso, di aver maltrattato Shakespeare, lui risponde: E lo voglio leggere. È un poeta di mia predilezione, che ho avuto fra le mani dalla mia prima giovinezza e che leggo e rileggo continuamente. Chi conosce il teatro di Verdi non stenta a capire cosa vuol dire questa estrema eh, idea di una drammaturgia composita, che gli viene proprio da Shakespeare. L'elemento fantastico, questo è qualcosa che Shakespeare, ricorderete, ha messo, che non c'era in Hollingshead l'elemento fantastico. Olingshed era una cronaca, raccontava cosa era successo. E invece qua c'è l'elemento fantastico. L'elemento fantastico, l'ho già detto, è dell'opera tedesca. Sono queste proiezioni simboliche delle streghe e sono le visioni. Le visioni sono la proiezione di una psiche che sta declinando. Lui comincerà ad avere delle allucinazioni acustiche, prima sente delle voci che gli dicono il futuro, poi vedrà lo spettro di banco e finalmente vedrà i re che seguiranno, nove re, cioè otto re più banco, quindi nove spiriti. E nove non sarà un numero casuale. Queste sono la proiezione dell'elemento fantastico. E passiamo alla musica di Verdi. Dunque, avete eh, seguito, sebbene molto rapidamente, vi ho fatto seguire eh, le novità del dramma di Shakespeare e che cosa Verdi ha dedotto da questo dramma. Adesso cominciamo a vedere come Verdi ci porta in scena, ci materializza attraverso la musica. Queste due ossessioni, l'ossessione del tempo passato, cioè il senso di colpa a qualcosa che si è commesso, e l'ossessione del futuro, la paura insomma, di prima o poi doverla pagare per quello che si è fatto. È questa circolarità che distrugge Macbeth. Come si fa? Intanto vediamo come sono connotate le streghe. Le streghe sono connotate sempre da verdi con elementi triplici. Guardate il numero 3, lo sappiamo tutti, è il simbolo della Trinità. Ma è ugualmente il simbolo antitrinitario, il simbolo demoniaco, è sempre tre. E ancora di più tre volte tre. E infatti verdi. Ancora una cosa da dire, la nostra musica occidentale di solito procede per frasi di quattro, non di tre. Se io vi, faccio, vi suono una melodia di bellini, procede per multipli di quattro, per sistemi pari, che per il nostro istinto musicale è più familiare. Le streghe, e tutte le volte che ci sono le perversioni demoniache della psiche di, di, di Macbeth, ecco che arriva il numero 3. Sono strutture che forse non, non riuscite a consapevolizzare subito, ma subito sentiamo che c'è qualcosa, è il fantastico, appunto, e al tempo stesso l'ossessivo. Qualcosa che stona con il nostro senso simmetrico, il 2 più 2, 4 più 4, 8 più 8, 16 più 16. Quello che Hanslick chiamava il ritmo in grande. Ecco qui, invece, no. Allora, tanto guardiamo questo. Fa così, sono tre note, uno, due e tre. È già il tre, un elemento, una cellula, un'impronta un, digitale da tre, che viene ripetuta tre volte. Se e questo è il simbolo che connoterà per tutta la trama le streghe. Comincia l'opera così. Poi lo ripete. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tre volte 3. Non solo, ma adesso non entro nello specifico musicale. Ma per farvi vedere com'è ossessivo questo giro del numero 3. Tra questa nota Do e questa nota Mi, Do, Re, Mi si chiama intervallo di terza. Quindi sono terze spalmate su tre e ogni gruppo ripetuto tre volte. 3 più 3 per 3, tutto il 3 che gira. Non solo. Ma se andiamo oltre, 1, 2 e 3. Poi viene ripetuto tre volte. Dunque. E siamo arrivati alla fine di questa sezione. Anche se non leggete la musica, non è difficile seguire. Guardate che cosa fa Verdi per farci inculcare proprio nella psiche nostra di ascoltatori queste triplici ripetizioni. Intanto, questa frase sono 5 battute. Se vedete le stanghette, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 è proprio la simmetria. Mozart la usa qualche volta, ma la usa ad arte. Invece, qua sono tutte da 5. E poi, ripetizioni triplici. Guardate, la ripeto. Mm. Mm. Immaginiamoci come potrebbe andare avanti. La ripete una seconda volta, tutta la frase, e poi una terza volta. Dopodiché la musica finalmente cambierà. Allora siamo partiti con il nostro tre note a distanza di terza ripetute tre volte, tre per tre di terza, poi tutta la frase viene ripetuta tre volte. Il numero tre, il simbolo antitrinitario del fantastico delle streghe, sta diventando ossessivo e lo sarà per tutta, tutte le scene delle streghe. Ora la sono tutta questa parte. E basta, e qui se ne parte, se ne va da un'altra parte finalmente, ma è sempre a strutture da tre. E poi se vado avanti queste strutture triplici continuano. Eccole. Sono tre, eh? Uno, due, tre. Di nuovo. E uno, due, due tre. Sempre a tre. Uno, due, tre, sempre tre. Ed è sempre questo numero tantan, e sarà, come dire, una, una apoteosi del numero 3. Non solo. Le streghe in Shakespeare sono 3, appunto. In Verdi diventano 3 gruppi e lui li voleva ognuno formato da 6 coriste. Quindi 6 per 3 18. 9, 9, 18. 3 per 3 moltiplicato 2. Sempre questo benedetto numero 3 che diventa un'ossessione. Siamo appena all'inizio dell'opera. Questa ossessione del numero 3 poi ce la porteremo dietro fino alla morte di Macbeth. E eh, ve l'ho detto, <ride> e questa è la costruzione del tempo. E non c'è ancora il senso di colpa, questo è ancora solo il fantastico delle streghe. Poi le streghe cominciano pettegole, come le chiama verdi, e anche mh, graffianti, poi diventeranno invece fatali, demoniache, più avanti. Esce Macbeth. E le streghe si avvicinano a Macbeth e fanno le profezie, naturalmente tre profezie, sempre, questo ormai è inutile rimarcarlo cento volte, Sapete, avete capito che c'è il numero tre. Tre profezie sarà sire di Glamis, di Glamis Castle, cioè nel sud della Scozia, sire di Caudore, come dice qua, cioè di Cawdor, nel nord della Scozia, vicino a Inverness, cioè tutte, e poi finalmente re di Scozia. Quindi i tre gruppi gli. Eh, 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 fa, eh, pro, eh, gli daranno la profezia, gli profeteranno tre regni e come verranno fatte queste, queste eh, profezie? Di nuovo con questa ossessiva circolarità del numero tre: Salveo oh Macberto di glamisire 2 Salve o oh Macbetto di Caudor Sire. Tre. Salve o oh Macbetto di Scozia Re. E siamo di nuovo al numero 3. <coughs> Mi pare di aver caratterizzato abbastanza le streghe. E adesso... Dobbiamo vedere l'altra caratterizzazione. Potremmo procedere con le streghe, la scena iniziale in cui eh, identifichiamo queste streghe è molto lunga, molto articolata e è anche il momento in cui capiamo la fragilità. È l'unica scena in cui vediamo Macbeth senza sua moglie. Sappiate che la moglie, Lady Macbeth e le streghe non si incontrano mai. È per forza perché sono i due opposti della psiche di Macbeth qui dopo che lui ha incontrato le streghe con questo benedetto numero 3 demoniaco antitrinitario che lo sta già ossessionando lui ancora al fondo una morale ce l'ha in Shakespeare nel primo atto è molto chiara è pieno di dubbi e, e c'è soltanto un piccolo cantabile in verdi dove dice siamo proprio a metà della scena delle streghe della prima scena dell'opera due vaticini compiuti or sono perché gli hanno appena detto sono venuti i soldati a dirgli che è sire di Glamis e sire di Caudor, Caudore quindi lui comincia a capire che due vaticini sono andati a buon fine e si sveglia l'ambizione ma l'ambizione di diventare re di Scozia è grande e lì arriva la morale la moralità che gli dice è troppo per me e la mano rapace non stenderò sulla corona e sentiamo questo che non c'entra niente col numero 3 questa invece è una bella melodia, bella ampia, come se lui ancora riuscisse, in questo appena inizio dell'opera, riuscisse ancora a liberarsi dell'ossessione, due vaticini. Compiuti al sono. Mi si promette mi terzo oh trono. Ma perché sento? Rizzarsi il crine, ma perché sento rizzarsi il crine? Cioè, sente i capelli che gli si arricciano, sente i brividi nel momento in cui dice due vaticini sono andati bene. ma Perché adesso che comincio a pensare che potrebbe avverarsi anche il terzo, perché mi si arriccia il crine? Perché ha la paura, la paura che verrà fugata da Lady Macbeth e lì Verdi è veramente psicologo. Attenzione, eh. Cosa succede nel momento in cui lui dice due vaticini compiuti or sono? Mi si promette dal terzo vaticinio addirittura un trono diventerò re. Ma perché all'idea del re sento arricciare? Perché sento i brividi? E i brividi vengono con un meccanismo armonico molto preciso. Siamo in un bel fa maggiore disteso. Due vaticini compiuti or sono. Mi si prometteva dal terzo un trono forte e immediato. Un ma perché sento. Rizzarsi il crine. È tutto uno spostamento. Si rompe il decorso armonico ogni volta che lui sente i brividi. Ha appena cadenzato così. Un ma perché sento. Rizzarsi il crine, dovrebbe essere così invece, rizzarsi il crine, pensier di sangue dolce. È una melodia molto bella, molto seducente. Ed è la prima melodia dell'opera. Prima avevamo solo il fantastico delle streghe, pettegole, fantastiche, aggressive, graffianti. Questo è Macbeth prima del senso di colpa. Immediatamente tornano le streghe. E questa volta sono demoniache. Come? Ah, fantastico. Ecco come. Di nuovo, bisogna vedere questi segnetti qua. Ta -ta che è uno sforzato, vuol dire incisivo, qua il direttore deve essere un, due, tre, questi velocissimi, ta -ta un, due, tre, e un, due, tre, e un, due, tre, tre volte tre. Ma qui veramente incisivo, proprio una specie di stilettata nel cuore, è quella che sente Macbeth e che sentiamo noi. Ora, e uno, e due, e tre. E uno, e due, e tre. L'ha spostato nel basso, tiro in tiro da ta ta ta. ta, ta. E poi cominciano le streghe a cantare. Uffa. Mm. E uno, due, e tre. E uno, e due, e tre. eccetera eccetera inutile andare avanti avete capito eh, questo benedetto numero 3 che come lui ha cercato di sottrarsi con la sua bella melodia in fa maggiore subito se lo sono ripreso è subito l'ossessione del numero 3 demoniaco 2 e 3 non abbiamo ancora parlato di Lady Macbeth dopo la scena delle streghe arriva Lady Macbeth e come che arriva Prima di vedere come, questo è quello che vi ho fatto vedere ora: eh? le streghe ora demoniache, graffianti, aggressive, distruttive. Subito dopo questa bellissima scena delle streghe iniziale, Verdi sente il bisogno di presentare Lady, la grande protagonista. Intanto ha un'introduzione orchestrale che è inutile ripetere col pianoforte, ma è di una violenza, proprio la furia, la furia distruttiva di questa donna. Una donna, è fantastico, voglio raccontarvi come Shakespeare la descrive. In questo monologo, il monologo della seconda scena, subito dopo le streghe, una parte della psiche di Macbeth, c'è cioè Lady, l'altra parte della psiche di Macbeth. Anche eh, Shakespeare dedica un monologo bellissimo a Lady, in cui dice Lady, non voglio più essere donna, non voglio essere femmina, non voglio generare. Addirittura togli, se fa un'invocazione al demonio, togli il sangue dal mio seno, togli tutti gli attributi femminili, voglio essere un uomo. Lo dice proprio chiaramente, spossessare la, le, i propri eh, attributi fisici della donna. Qui ci sarebbe un discorso lunghissimo che non possiamo fare, che la regia di Emma Dante però coglie molto bene, con simboli. Poi meriterebbe anche poterne parlare con Emma Dante. È, è la, regista, la regista che vedrete qui tra una settimana più o meno. Tanti altri registi l'hanno portato in scena. Ehm, è quasi una donna non donna, un essere assessuato. E ugualmente le streghe dovrebbero essere ge un genere assessuato. Strana cosa però, Macbeth è totalmente succube del fascino femminile fisico di questa donna, ma solo esteriore. Infatti non generano, non hanno figli. Anche qua Verdi crea subito, a inizio, a inizio opera, un grande monologo per Lady, che intanto esce in scena con una violenza. Voi dovete immaginare che la donna nell'Ottocento, c'è un bel saggio di una, una studiosa che si chiama Michela di Giorgio, dentro un, un volume, uno studio in cinque volumi, La storia delle donne, eh, curato dagli storici della mentalità, i francesi, Dubiari Arias, Legoff. E c'è un, un, all'interno di un volume sull'Ottocento, appunto sull'epoca di Verdi, Michela di Giorgio dice che la donna nell'Ottocento italiano è sempre eterodiretta, cioè non può autonomamente scegliere del proprio futuro, della propria vita. Questa donna è proprio l'esatto opposto, e quindi anche qua opera d'avanguardia, opera inusuale. E lo vediamo da come esce, esce con una violenza che qui... Scol pianoforte non, non uscirà niente, ma in teatro è come un'onda di suono che vi sommerge e lì capiamo chi porta i pantaloni in casa. Eh, eh lo rifaccio, scusate. Deve partire piano e arrivare a un... Enormità di sforzo, di forza. E lei non è come le streghe col numero 3, ma lei arriverà alla quarta eruzione di suono, perché è ancora più forte, ancora più violenta. Lei delle streghe. pien di misfatti è il calle della potenza, male per colui che pone il piede dubitoso. Non bisogna dubitare per il potere. Eh, è chiaro che verdi l'intento educatore, è proprio l'opposto. Eh. Verdi ci raffigura questi personaggi non per dire ecco come deve essere un potente, ma per dire ecco con un potente così fatto come finisce un regno. Sta facendo esattamente l'antifrasi. Allora, eh, mal per colui che sul calde, sul, sulla via del potere, mette il piede dubitoso e retrocede. E a quel punto parte con Macbeth, che non è ancora arrivato, ma... Sogna, di quando, sogna, aspetta di quando arriverà e dice: Vieni, t'affretta fretta, accendere. Ti voglio quel freddo cuore. Voglio accenderlo al potere naturalmente, non a me stessa. Normalmente, le, le melodie che siamo abituati a sentire, le belle melodie, soprattutto le melodie femminili, pensiamo alla melodia di Norma o le melodie di Gilda nel Rigoletto, sono melodie calibrate che sono un po' come un, un sasso gettato che cominciano, si elevano a un culmine e poi ritornano giù. Ma questo è uno stato, come dire, consueto, tranquillo, temperato del nostro carattere. Lady è tutto fuorché la mancanza di temperamento, è tutta violenta. La sua melodia è proprio l'opposto di un sasso lanciato che fa una bella melodia, slanciata al suo culmine e poi torna giù, come fa norma. Lei fa proprio il contrario, parte con l'irruenza della violenza e poi torna giù. Ed ecco com'è la sua melodia con cui si presenta. Vieni, taffretta, accendere. Ti voglio quel freddo cuore. Vieni, vieni, Macbeth, ti voglio accendere il cuore, anche solleticando la sua sessualità, perché qui c'è dentro, eh? L'attrazione la, sessuale della donna per l'uomo c'è. Però ti voglio accendere, sfruttando le mie fascinazioni estetiche, accendere a commettere violenza e a raggiungere il potere. Vieni, ta fretta accendere. Ti do quel freddo, corre di nuovo. E poi continua la violenza, sempre di più. Sono sempre melodie che partono dalla cima e poi vanno a cadere, partono da uno scoppio di violenza e poi vanno a scemare, a diminuire. E questo è il carattere di Lady. Sempre, in tutto il suo modo di, di, di cantare, la sua impronta melodica, arriviamo al primo culmine dell'opera, al finale del primo atto. Capiamo qualcosa di nuovo di, Macbeth, di Lady Macbeth, qualcosa che la collega nella psiche turbata ormai del marito, a finale primo atto, la collega alle streghe. Queste due proiezioni della psiche debole di quest'uomo. E siamo al duetto, è il duetto in cui viene fatto il primo assassinio. Comincia il senso di colpa. Allora non c'è più solo l'ossessione per il futuro, il demoniaco delle streghe, ma c'è il senso di colpa. Attenzione, qui Verdi veramente raggiunge e lì si capisce quella sua frase che Shakespeare lo ha digerito veramente con il latte materno, ma proprio dall'inizio della sua vita. Attenzione, lui viene spinto, c'è un bellissimo monologo in cui sogna il pugnale, ma non c'è ancora il pugnale e lì i registi si sbizzarriscono, fanno delle cose bellissime, a volte ci sono dei colpi di luce rossa, a volte vediamo proprio un enorme coltello che si materializza, l'ossessione di, di Macbeth. Bene. Nel momento in cui Macbeth prende la decisione e entra nella stanza notturna e uccide D'Ancano, come esce dalla scena dopo aver commesso l'assassinio? Adesso vi chiedo un po' di attenzione. Notturno, Verdi vuole voci roche, velate, non bel canto, ma grandi attori, silenzio notturno. L'orchestra tace, esce lui e Verdi scrive con voce soffocata e lento. A me viene molto bene la voce soffocata. <ride> e dice tutto è finito. È una cosa minima, minima. Per adesso è tutto è finito. Siamo all'inizio della tragedia, siamo al primo atto. E questo già ci dice tutto è finito, perché per lui è già tutto finito. Di lì comincia il senso di colpa. È una vita rovinata, definitivamente. E lui lo sa. Questo disegno diventerà un, un, un urlo, un urlo universale. Ora ve lo faccio in breve, vi ci porto in breve, che schiaccerà tutti. E più sarà ossessivo, più sarà forte il senso di colpa e più lui diventerà sanguinario e quindi la pagheranno gli altri. E diventerà sempre più universale. Questo, tutto è finito. E comincia con la voce soffocata. Tutto è finito. E poi comincia l'orchestra e riprende questo. Tanto qua questo è diventato accompagnamento. È diventato accompagnamento, è diventato un rovello interiore che non lo lascerà più. Incontra la moglie e gli dice fatal mia donna, ma non hai sentito mormorare qualcosa? E lei gli dice ma lascia perdere, sono follie, follie che il giorno porterà via. Non pensare al futuro, lascia perdere, è passato, l'hai fatto. La donna. E poi, ho visto orribile, torna da questo ciglio. Ho visto orribile, ho visto orribile. E adesso lui, per un momento, racconta, ed è l'unico momento in cui racconta l'assassinio di Duncan. E dice alla moglie: Quando sono entrato, ho sentito che c'erano i soldati di guardia a Duncan che stavano pregando. E lì comincia il rovello, e ormai lui e, e, ha capito che è dentro un vortice. E questi soldati stavano pregando, e mi sono avvicinato, ho sentito che oravano, pregavano, e dicevano amen. E volli provare a dire amen anche io, ma la parola indocile gelò sul labbro mio: non posso più pregare. È un uomo che non ha più la possibilità di preghiera, ha perso la possibilità di un dialogo con un Dio e ha perso il sonno. E ormai è un uomo finito. E lui lo capisce già da subito. E attenzione che cosa fa? Ricordatevi sempre la sua ossessione, il senso di colpa. Tutto è finito. E quando racconta dei soldati, racconta così. Nel sonno di che oravano è lo stesso. Tutto è finito. E invece i soldati che lui ricorda con la sua ossessione cantano lo stesso disegno. Però in tonalità maggiore, perché loro l'ossessione non ce l'hanno. I cortigiani di Dio sempre ne assista e i dissero, amen me vuol dirgli anch'io. Attenzione, amen vuol dire anch'io. Ma quando c'è poi, ma la parola indocile gelò sul labbro mio. Vi prego Cercate di seguirmi perché così si capisce Verdi. Noi pensiamo che Verdi fosse, non lo pensiamo più, ma un tempo si pensava che fosse un po' un superficialeone che faceva tutte melodie semplici. Ma guardate come va a evidenziare le molecole del discorso, del, delle, le molecole della psiche di quest'uomo. Allora, tutto è finito. E poi? Nel sonno di che oravano i cortigiani e Dio, sempre ne assista e dissero a me vuol dirgli anch'io, ma la parola indocile e qua modula se ne va in una tonalità più scura. Sentite? Subito è andato, perché qui non sono più i soldati, ma sono io, è la parola che si è gelata sul mio labbro. Quindi improvvisamente c'è uno spostamento dalla serenità dei soldati. Nel sonno di che oravano i cortigiani ed io, sempre da testa dissero a di me anch'io. Ora, ma la parola indocile gelò sul mio labbro. Torna in sé. Ma la parola indocile gelò sul labbro mio. E ricomincia! Subito il rovello! Subito il rovello, subito. Guardate che non c'è un attimo, Verdi non vi lascia un attimo, eh? è un capolavoro questo, e lui lo sapeva benissimo. C'era la prima Lady Macbeth che dice che era impazzita, la prima si chiamava Mariana Barbierinini, dice che questo duetto fu provato più di cento volte, perché Verdi non era mai contento e continuava a farlo provare, perché ogni molecola deve avere la sua interpretazione. Poi possiamo pensare che... Verdi sia più eh, superficiale, però quando si va a studiare bene la sua musica c'è una tale ricchezza di contenuti che non vi lascia un attimo. La ripasso ancora: eh. tutto è finito e poi. Nel sonno di che oravano i cortigiani ed Dio, sempre ne assista e dissero, a me vuol dirgli anch'io, ma la parola indocile se l'ho sul labbro mio. E lei dice, follie, follie, sempre sul nostro disegno, follie, sono follie quelle che tu dici. E le sperderanno i raggi del giorno. Ora ve lo suono. Questo disegno qua. Ancora prima. disegno qui che è la fine di questo pezzo di aria di duetto dei due eccolo qua guardate un po questa è Lady Macbeth che canta lo vedete che è identico alle streghe le streghe erano e lei e ecco e cominciano le due parti della psiche debole di Macbeth cominciano a comprimerlo come una tenaglia che gli schiaccia il cervello. Per me, con una chiarezza così verdi, non c'era mai arrivato prima. Se andiamo avanti, cominciano a dialogare i due. I due coniugi dialogano e dialogano, e questo motivo dell'ossessione continua a girare. Non posso ripassarvelo eh, tutto, ma continua a girare nella loro mente. E a un certo punto è anche eh, il povero Macbeth cerca di liberarsi, cerca anche di ritornare a un canto e c'è un attimo in cui c'è una bellissima melodia brevissima di Macbeth che cerca di liberarsi delle ossessioni, ma non ce la fa. Perché Lady è troppo forte, è troppo forte e lo, 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 lo distrugge, insomma, se ne fa un boccone. Voglio fa solo farvi sentire come finisce questo duetto per farvi capire come ormai questa demoniaca donna è totalmente padrona di lui. Attenzione, come finisce? Con quella che si chiama la Cabaletta. La convenzione la vorrebbe una semplice Cabaletta. E dice: Vieni, vieni altrove. Ogni sospetto rimuoviamo dall'uccisore. Torna in te, fa core, Macbeth. E non ti accusi un vil timore. Una semplicissima melodia. Ma guardiamo come si conclude la melodia. Quindi di nuovo con ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, un, due, tre, e un, due, tre, demoniaca. Non solo, ma dopo che ha cadenzato. Orchestra. è finito di nuovo lui vien, vien, vien e se lo porta via e l'orchestra cosa fa? quello che sembra una semplice coda sentite l'orchestra e se lo porta via vien, e li vedrete uscire dal palcoscenico e rimane l'orchestra pianissimo che fa La solita ossessione, tutto è finito. La solita ossessione, fino all'ultimo, lo ha spremuto questa donna, gli ha spremuto il cervello. E questo è il teatro del realismo psicologico. Di Verdi viene scoperto l'assassinio di Dancano e allora tutti insieme, esecrando, esecrando uccisore, imprecano contro l'uccisore. E ci sono anche Lady Macbeth e Macbeth che imprecano contro l'uccisore, cioè contro se stessi. E guardate come dice, schiudi inferno la bocca ed inghiotti nel tuo grembo l'intero creato, schiudi inferno la bocca ed inghiotti, tutto è finito, sempre quello, che ormai è diventato talmente violento che si rivolge anche contro gli altri. La violenza della psicologia malata di Macbeth li invade tutti tutto il popolo ormai come un'onda di violenza. Schiù inferno, la bocca è d'inghiotti. La percepite? È diventato un cosmo, un'onda universale. La psiche turbata di Macbeth ha conquistato l'intero mondo e finisce quello che si chiama un'onda di suono che voglio suonare senza l'accompagnamento. Perché nell'accompagnamento scopriremo quanto ormai la violenza di Macbeth, il suo senso di colpa, come hanno studiato gli psicanalisti, diventa violenza sanguinaria. Non vi ho suonato il basso, l'accompagnamento, perché l'accompagnamento fa così. Tutto è finito. E nell'accompagnamento c'è il rovello di Macbeth che sta conquistando tutti. Qui ormai Macbeth si è preso tutti, l'ossessione di Macbeth ha coinvolto tutti e andrete alla fine del primo atto che voi stessi siete vittime della sua ossessione. Eh, lo so, non è un bell'augurio, però è questo, il <ride> è questo il teatro educatore di Verdi: far vivere non soltanto i personaggi positivi, ma far vivere anche dentro i personaggi negativi per prenderne distanza dalla realtà. La stessa identica cosa succede nel finale del secondo atto nel finale del secondo atto Macbeth sta cominciando a, a perdere a dare i numeri e ha le visioni non dice più che sente delle voci ora vede lo spettro di Banco ha fatto uccidere Banco e Banco gli si ripresenta in forma di spettro e tutti se ne accorgono che la sua mente sta vacillando e qui Verdi costruisce il grande finale centrale il cosiddetto convito c'è intanto un brindisi un brindisi che naturalmente è condotto quasi integralmente soltanto da Lady Macbeth, ed è un, un, vero, un vero e proprio brindisi, una melodia da brindisi. Boom. Si colmi il calice divino eletto. eccetera, intanto si apre con che è la stessa sesta che sale è la stessa, la stessa sesta che sale del, della, della traviata eh. però poi va in altra direzione eccetera questa è una musica di scena è una musica realistica in cui si introduceranno si introdurranno le visioni, le tre sono due e mezza cadute di Macbeth. E chiaramente non è bella musica. È una donna, l'abbiamo conosciuta ormai: velenosa, pericolosa, dinamitarda. Cosa volete che canti? La morte di Zotta? Eh, per forza canta una musica necessariamente volgare. Questo a volte i commentatori di Verdi non si rendono conto. Che Verdi fa del realismo, non fa sempre psicologia. Fa psicologia quando l'abbiamo vista è anche profonda, ma questo è realismo. È la stessa cosa la donna immobile. Quando mi vengono a dire che la donna immobile è una bella melodia, a me viene male i denti. Non è bella melodia, è una melodia volgare di un uomo volgare, come è il Duca di Mantova. E questo è il realismo di Verdi, come qui passate le visioni di Macbeth. Sangue a me, quell'ombra chiede e l'avrà, quindi altro sangue l'ossessione dello spettro di banco provocherà altro sangue. E comincia quello che si chiama il largo concertato, cioè è proprio il simbolo per Verdi dei finali centrali, i finali centrali che devono coinvolgere tutti. Ve ne ricordo uno meraviglioso che è il finale del secondo atto di Traviata. Finale del secondo atto di Traviata, tutti ci commuoviamo perché è dopo che Alfredo getta i soldi in faccia a Violetta e tutti ci commuoviamo e passiamo dalla parte di Violetta. Eh, è, è proprio il classico meccanismo di farci dare il cuore ad una persona. Di solito il soprano domina tutto il grande concertato. Ecco. Qui arriva il grande concertato. Il grande concertato, questo finale del secondo atto, vediamo che cosa contiene. C'è tutto il coro che racconta, che dice questo: questa terra è diventata soltanto terra sanguinaria, solo di sangue. Diventò una terra di sangue e di vendetta. Dopo che il coro ha cantato questo, comincia finalmente il cosiddetto largo concertato. Anche qua non vi faccio l'accompagnamento. fatto l'accompagnamento adesso vi devo fare l'accompagnamento come comincia l'arco concertato di nuovo quell'ossessione di prima non solo ma anche questa è di nuovo generato da quel tutto è finito, quell'ossessione che si sta di nuovo prendendo tutta questa terra che è diventata terra di sangue e di vendetta. E Non so se vi siete accorti che il punto culminante il punto culminante che cos'è il punto culminante è di nuovo la nostra sessione il punto culminante è di nuovo la proiezione del tutto è finito Insomma, anche nel punto di massimo culmine, dove di solito per Verdi c'è l'immedesimazione con Violetta, per esempio, anche in quel punto, che cos'è che sentiamo che ci viene martellato nelle nostre orecchie? L'ossessione di Macbeth. Tutto è finito. Eccolo qua. Mi piacerebbe adesso, purtroppo è tardi, mi piacerebbe continuare a farvi vedere come Verdi... Vi porta per mano continuamente tutto. Questo è finito il secondo atto. Poi c'è il terzo atto, dove c'è la nuova scena delle streghe con tutti i simboli antitrinitari, tutto quel tre che ritorna in auge. Ormai Macbeth ha la testa schiacciata nel nello schiaccianoci di, Macbeth, di Lady Macbeth e del, e del futuro delle streghe. Ormai è alla fine è spremuto, gli schizza la materia cerebrale di fuori, è proprio andato quest'uomo. E tutti i motivi nel terzo atto sono assolutamente disseminati. Il terzo atto è un atto fantastico, è dove lui ha le visioni dei, dei re. Quanti ne vede di re? Ne vede 8 più lo spettro di banco, cioè 9, cioè tre volte tre. Sempre tre, sono, eh. E alla fine completamente sviene. Qui ci sarebbero i balletti che non vengono fatti perché sono stati aggiunti nel 65, qui sono, eh, spesso oggi non vengono più, più eseguiti. E poi si risveglia, e ha l'ultimo incontro con Lady Macbeth. E andiamo direttamente nel quarto atto. Nel quarto atto c'è la morte di Macbeth, con quella bellissima scena del sonnambulismo che non ho tempo di, di uh, suonarvi tutta, ma di nuovo è l'unica volta che l'ossessione... Lei sta morendo ed è l'unica volta che il tema dell'ossessione entra nella sua orchestra, entra nella sua psiche, nella psiche di Lady. Vi faccio soltanto l'inizio della scena del sonnambulismo di, ma, di, di Lady Macbeth. Poco prima della sua morte, ha un accompagnamento estremamente raffinato. Una macchia comincia a dire. E qui tuttora, via ti dico, oh maledetta. Purtroppo non riesco a fare, dovrei avere tre braccia e sarei un mostro come le streghe, eh, che dovrei fare quella per Macbeth e l'accompagnamento. E, e questa è la, la morte di, di Lady. È molto bello perché i commentatori si chiedono, ma di che cosa è morta Lady? Lady è morta, secondo me, eh. poi si può non essere d'accordo, se volete poi ne parliamo, muore di insonnia. Questi uomini e donne, questi due coniugi infernali, hanno ucciso il sonno. Un mio amico mi raccontava di insonnia, non si muore. Mm. Mm. Dunque, eh, dopo il suicidio la, suicidio, la morte di Lady, eh, Macbeth si perde tutto, perde le staffe. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Dice in Shakespeare, non c'è più quella che lo spinge, che gli toglie, cerca di togliergli i rimorsi, i sensi di colpa. Non c'è più, lui è solo davanti al baratro. E infatti le streghe gli avevano profetato che lui era immortale finché la foresta di Birnam non si muovesse e, finché, e perché nessun nato di donna avrebbe potuto ucciderlo. La foresta di Birnam si muove perché gli inglesi aiutavano il figlio di Duncan Malcolm a battere, andare in guerra contro, contro, contro Macbeth, mascherandosi con delle fronde. Quindi un, un soldato arriva da Macbeth dicendo: guarda che la foresta di Burnham si muove, e lui è appena morta la moglie, insomma, capisce che, che sta andando alla fine. E non solo, ma poi c'è una sua bellissima aria finale di cui non parliamo qua, non c'è tempo, ma poi si batte con Macduff, che è un altro dei nobili che è passato dalla parte inglese, a cui Macbeth aveva ammazzato la moglie e i figli. In Shakespeare è una scena violentissima, sapete che Shakespeare quando è sanguinario è carneficina per lui. Eh? E... Arriva Macduff e uh, Macbeth gli dice sono immortale. Nessun uomo nato di donna mi può uccidere e Macduff racconta un'altra cosa violentissima e truculenta inventata da Shakespeare. Io non sono nato di donna, mi hanno strappato dalle viscere di mia madre morta e allora lui capisce che, capisce che è finito, insomma. E, e, e così finisce. Attenzione, vi ho fatto passare un caldissimo pomeriggio di luglio, di giugno, eh, con una scena sanguinaria a dire poco, violentissima, la cosa più violenta possibile. E infatti le prime critiche hanno distrutto Verdi perché dicevano che mancava un polo positivo, soprattutto mancava l'amore, la componente amorosa. L'amore tra uomo, giovani uomini e donne, come succede in Lucia di Lammermoor, intravia, intraviata, si sì, va bene, insomma, in tutte le opere. Però un elemento positivo che in Shakespeare non c'è: in Shakespeare è tutto nero, invece qui un elemento positivo c'è. Chi può essere, secondo voi, l'unico eh, elemento nel quale noi possiamo identificarci? Non certo in Macbeth, Verdi vuole il realismo e vuole che ci immedesimiamo nelle torture psichiche di Macbeth, ma per prenderne distacco, con chi possiamo identificarci? Con quei poveri oppressi che sono stati cacciati dalla, da, da, dalla Scozia. Eccolo qua. Allora, l'inizio del quarto atto è questo che è uno dei capolavori di Verdi. Eh? Voglio dedicare l'ultimo momento, poi un minuto sulla morte di Macbeth e, eh, e ci salutiamo. Vorrei ancora un po' di vostra attenzione perché questo è uno dei punti potentissimi. Io mi permetto, mi permetterete anche eh, del teatro, di fare un piccolo aneddoto qui. È molto breve. Una volta fecero Macbeth. Un grande direttore, non facciamo nomi, comunque un grandissimo e celebrissimissimo, se si può dire, direttore italiano il più famoso direttore vivente italiano. Stava facendo quest'opera Macbeth in un teatro che non dico, ma era una recita per le scuole. Quindi erano tutti ragazzini, 14 anni, diciottenni al massimo. Fa per partire con questo quarto atto, con questo unico momento in cui noi ci immedesimiamo in un personaggio positivo dopo tutto questo sangue e questa violenza psicotica. Fa per attaccare il coro. E i ragazzini erano già due o tre ore che erano in teatro, erano stanchi. Eh? Il direttore posa la bacchetta, si gira e gli dice adesso fate silenzio no, no, adesso fate attenzione. E poi ha cominciato a dirigere con un'attenzione in sala che sembrava cristallina. E alla fine, naturalmente, è grande successo perché questo è veramente uno dei punti alti di Verdi. Allora vorrei che leggessimo insieme. Il testo. Non facciamo il verdi patriottico, eh? Non c'è verdi patriottico qui. Poi un'altra volta ne parliamo del verdi patriottico. Io sono un po' in dissenso sul verdi patriottico. Ve l'ho detto prima, verdi universale, non è patriottico. Allora, patria oppressa. Il, il, il testo è uguale al 47, eh? Però nel 65 lo ha rimusicato. Lo ha rimusicato con un... Significato completamente opposto patria oppressa al dolce nome non puoi aver di madre. Ora che sei tutta per i tuoi figli diventata una tomba. Conversa in una versa, sei diventata una tomba, cioè chi rimane in patria viene ucciso. Manzoni in quegli stessi anni diceva nel linguaggio semplice di Agnese, alla fine dei promessi sposi, dice la patria è dove si sta bene. È una bella cosa. Questa vuol dire che tu eleggi a tua patria il luogo in cui condividi la morale comune, non perché ci sei nato, ma perché ti piace vivere in quel posto. Quindi questa non è patria, perché è diventata una tomba. Allora, anche se loro sono nati, è diventata una tomba. Come dice Agnese, la patria non è dove sei nato, non è dove si parla la tua lingua, ma è dove tu stai bene e dove fai star bene gli altri e riconosci le leggi comuni. Patria oppressa al dolce nome non puoi avere di madre, ma sei una tomba. Di orfanelli e di piangenti, chi lo sposo, chi la prole, quindi è diventata una terra di orfani o di persone che piangono uno sposo ucciso o un figlio ucciso. In questa terra a ogni mattina si alza un grido, ma il grido non, non fa più niente qui, va semplicemente verso il cielo. A quel grido il ciel risponde, quasi voglia impietosito, propagare per l'infinito, quindi non su questa terra, ecco che non è il patriottismo, come dire, coinvolgente battagliero, ma è quasi una preghiera a un lontano infinito, propagare per l'infinito il tuo dolore. Allora vi faccio sentire come l'aveva musicato nel 1947. Nel 1947 aveva fatto questo, che per carità è una bellissima introduzione orchestrale con un bel coro dopo. Allora, lo sentiamo subito. Eccolo qua. Facciamo in fretta, andiamo subito da qua. Coro, patria pressa il dolce nome. No, di madre, aver non puoi, che tutta, a figli tuoi sei conversa in una bella... E ho finito la prima strofa. Ora, state tranquilli, non vi faccio cantare, però se volessimo cantare, e nell'Ottocento era molto comune il canto insieme, dopo due volte che ve la suono, l'avete orecchiata. È come Nabucco, tutto il coro va insieme all'unisono. Oh! Uh. Eccetera, lo cantiamo subito, lo cantiamo tutti insieme perché tutti cantano la stessa cosa. Se anche mi dimentico le parole o le note, le canta quello vicino a me e subito lo riprendo. È un modo, il canto corale ce lo siamo perduti. Ma è un modo che i primi didatti avevano capito che a scuola sarebbe stato importante per creare una comunità. Il canto corale, fatto in questo modo tutto all'unisono, tutti insieme, è quello che voleva Mazzini. Infatti, ve l'ho indicato nella immagine precedente l'idea mazziniana che le grandi opere corali potessero formare un senso di comunità, una patria come luogo dove si sta bene, dove tutti ci diamo una mano. Non perché ci siamo nati, ma perché l'abbiamo scelto. E questa è l'idea di questo bellissimo coro, bello, una bellissima melodia, ma già ve la... non vi faccio cantare, ripeto, ma ve la potete canticchiare leggendo le parole. Due, tre... Patria oppressa, il dolce nome... No, di madre aver non puoi, or che tutta ai figli tuoi sei conversa in una bel. Più o meno l'avete già orecchiata, vero? Questo è proprio il principio mazziniano del coro d'opera. Poi arriva Manzoni. Manzoni scrive nel terzo atto della Delchi. Un coro celeberrimo, dagli altri muscosi, dai fuori cadenti, che finisce con il popolo servo, che cambia padrone ma è sempre servo, e questo è un grido di un popolo disperso che nome non ha. Tutto fuorché l'opposto, voglio dire, esattamente l'opposto di quel che voleva Mazzini. Verdi, che di, sta cominciando nel 65 a diventare un pessimista rimusica quel coro, non più con l'idea mazziniana di creare un popolo per un riscatto, ma con l'idea che questo riscatto non ci sarà mai, che l'Italia è un volgo disperso che nome non ha, altro che verdi risorgimentale, verdi anti risorgimentale casomai. E guardate solo l'inizio. Ricordatevi sempre questa bellissima e disperata preghiera. Basta l'inizio del 65. Pianissimo timpani, fortissimo ottoni. Passi e violoncelli, oboe, oh violini, tutto senza senso, tutti dispersi, ognun per sé, quasi ogni zolla, ogni focolare. E poi comincia il coro: Patria oppressa. Patria oppressa. Ricordatevi sempre la differenza eh? e questo vi dice quanto il risorgimento italiano sia fallito più di cento libri di storia non solo ma quando arriva a quel grido il cer risponde il coro è l'unico momento in cui si unisce ma si unisce non su questa terra si unisce pregando un infinito e lì è il punto che proprio streme tutta la commozione terza strofa a ah, quel grido il risponde Quasi fosse impietosito Qui c'è il violento Propagar per l'infinito Rendete conto della campata che in vent'anni Verdi ha fatto, ha bruciato tutta la fase dell'eroismo, della poesia risorgimentale ed è finito uno sconforto più nero. E da lì in avanti, dal 65 in poi Forza del Destino, Aida, tutti i capolavori, Don Carlo, eh, tutte opere della disperazione più nera fino ad arrivare a quell'hotel devastato proprio dove non c'è più niente, la psiche dell'uomo non vale più nulla. Questo è il grande pessimismo. E poi c'è Falstaff che è ancora più pessimista, ma ne, e comunque la, fi, la fine della sua carriera non è il Falstaff, perché l'ultima cosa che compone Verdi è un Te Deum, non è il Falstaff, in cui dice In te domine speravi, e cosa gli viene risposto? Il silenzio cosmico. Non c'è risposta, c'è un violino che fa fa, e contrabbassi di ottoni che fanno pum. Il silenzio cosmico. Allora, qui comincia. Cosa voglio dirvi ancora? Voglio dirvi che. I grandi cori patriottici, quelli del Nabucco dei Lombardi, dell'Ernani, della battaglia di Legnano, sono o, scusate la parola un po' dotta, parenetici, cioè esortativi, spingono a far qualcosa, o sono semplicemente degli autocompianti, delle preghiere. Questo, come avete visto, è molto di più per Verdi. Dal al Vi vorrei, se avete tempo, vi vorrei eh, provare, se voi poteste provare a sentire parecchi direttori cosa fanno in questo crescendo, propagare per l'infinito. Perché c'è un problema, torniamo a Gosset, nell'edizione critica è rimasto un problema, l'autografo di Verdi non è chiaro, non voglio adesso annoiarvi su questo, ma ogni direttore lo fa diverso questo propagare per l'infinito, perché c'è un problema nel testo, è un problema di significato. Vuol dire che il coro l'unica volta che si unisce è quando parla con l'infinito. E lì c'è qualcosa di, di, ancora da risolvere. È bellissimo vedere come i direttori lo risolvono. Allora ecco che ci siamo eh, molto appassionati a questo coro. Subito dopo c'è l'aria di, eh, di Macbeth, l'aria di Banco, che ci ha la paterna mano, e poi tocca a Macbeth. È il grande finale della morte di Macbeth. C'è una frase in Macbeth che dice, quando ancora crede di essere immortale, dice io credo di essere immortale, eppure nelle mie fibre sento la vita inaridita. Allora, questa bellissima e frase. Eppure la vita sento nelle mie fibre. Inaridita, tutto è finito, sì. Ma siamo a quattro atti dopo, eh? Quindi questa spirale ormai si conclude. Lui sente la vita inaridita, ma l'aveva già sentito sin dall'inizio. E poi comincia la sua bellissima aria: pietà, rispetto, onore, non onoreranno. E arriviamo alla morte. Come sapete, come vi ho detto, ci sono due finali. Uno, quello del 47, uno, quello del 65. Quello del 47, ne parlavamo prima con Gaston Fournier e con Simone Solinas. È quello più shakespeariano. E lui che cosa dice? Maledice la corona. E come lo dice? Muoio al mondo e al cielo in ira, vil corona, vil corona e sol per te. Mal per me che mi affidai. Mal per me, orchestra. Tutto è finito. L'orchestra non fa altro che ripetere la sua ossessione. Che mi affidai nei presagi dell'inferno: continua. Continua il motivo dell'ossessione. E quando maledice la corona, muoio al mondo, al cielo, in ira! Vil corona, vil corona, e sol per te, e qua muore. E sol per te, tutto è finito, e sol per te. Cioè fino all'ultima sua parola è continuamente piantato, avvitato nel gorgo della sua ossessione. Cioè più psicoanalitico di così Verdi non lo è mai stato. È un'opera veramente di una compattezza adesso lo sentirete a teatro spalmato in tre ore ma se alla fine arrivate che provate al tempo stesso ribrezzo, sdegno e anche un po' compassione per Macbeth è esattamente quello che voleva Verdi e come lo ha realizzato? lo ha realizzato con questo raffinatissimo, mascherato nascosto gioco di motivi ricorrenti non è il leitmotiv di Wagner è una cosa diversa perché è sempre uguale a se stesso è nascosto in tutte le fibre ma proprio per questo, alla fine, voi avrete questa impressione di questo Macbeth che cede sotto il peso della sua solitudine e della sua psiche malata. Vediamo un po' in breve alcune regie che tutte identificano questa malattia mentale. Questa è Gran alla Scala Celeberrimo e vedete che va a morire in un angolino da solo nel suo quadrato ugualmente questa è una bellissima regia da Lloyd che è anche una regista di cinema che lo fece al Covent Garden e lo ha ripreso pochi anni fa anche qua Lady e Macbeth sono chiusi in gabbia mentre tutta la corte è fuori della gabbia questo è Bob Wilson grandioso, l'ossessione del coltello e del sangue questo è una cosa ancora più bella Zurigo, Potney. vedete, riuscite a vederlo qua che c'è un orologio? questa è l'ossessione del tempo di cui vi ho parlato a lungo, l'ossessione del tempo che si vede con questo velario che incombe su di loro. Questo è invece Cerniakov, bellissimo, però non c'è tempo di commentarlo, questo è quello che vedrete adesso, Emma Dante. È la scena delle visioni del terzo atto, dove lui vede i nove re, cioè gli otto re più lo spettro di banco con lo specchio, lui sale sulla corona, poi il suo strascico diventa una macchia rossa e... Si aprono le, 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 la scala, eh, prima era più stretta. Vedete, quando lui saliva, poi si apre, si allarga. Quindi, quella strisciata di sangue diventa: non ci puoi camminare sopra, diventa ingannevole, diventa debole. Tanto che lui alla fine rimane assolutamente isolato con il sangue giù, quella macchia di sangue laggiù, e non può più scendere. Tutto quello che vi ho raccontato fino ad oggi. E ugualmente. Vil corona sol per te, questa è la regia che a me piace di più di Fili Lloyd, lui muore da solo nella sua gabbia dorata. Allora scusate se sono stato un po' forse lungo, ma grazie. grazie. Grazie Antonio Rostagno, Grazie queste conferenze esemplari sono quasi meritatissime, dando senso a questa attività, nel senso che siamo in un teatro e, che vive per eh, vedere le persone che vanno a vedere spettacoli, che si emozionano, che si divertono anche, e con questi incontri credo riusciamo a Uh, rendere l'esperienza molto più profonda e, e, e partecipata e per cui è un, un grosso valore, e grazie, perché appunto con la chiarezza e che hai avuto ci hai dato una grossa mano.